stiamo intervistando Federico Giusti, del Sindacato Generale di Base, l'SGB, sullo sciopero generale che hanno indetto per il 26 ottobre. Quali sono le ragioni di questo sciopero e gli obiettivi che vi prefiggete da questa agitazione? Ma intanto, quando abbiamo fissato lo sciopero, non c'era ancora la manovra economica, il documento economico e finanziario, quindi non è avvenuto in un altro quadro, in un altro contesto. Il contesto della indizione dello sciopero era riprendere quanto ci eravamo detti, avevamo fatto nei mesi, diciamo, antecedenti all'avvento del governo Conte, ossia riprendere un ragionamento rispetto alla necessità in questo paese di rimettere gli interessi dei lavoratori, della classe operaia al centro dell'agire di natura sindacale, far prevalere quelli che sono gli interessi materiali dei lavoratori del settore pubblico e del settore privato rispetto invece a un ruolo sindacale completamente appiattito sul business degli enti bilaterali e sui fondi di previdenza integrativa. E volevamo rimettere anche la questione del salario, la questione del potere d'acquisto, del potere di contrattazione al centro. L'urgenza in questo paese di investire in ricerca e nuove tecnologie non dannose per l'uomo e per l'ambiente, e rimettere al centro anche le questioni che riguardano invece la democrazia nei posti di lavoro, senza dimenticare che si parla sempre meno di diritti sociali e sempre più invece di diritti civili. Non che siano in antitesi diritti civili e diritti sociali, ma spesso e volentieri si privilegiano dei diritti che sono comunque afferenti a quella che è la sfera della libertà individuale della persona, ma quando si tratta invece di calarci nella difesa delle condizioni materiali invece delle classi subalterne, su questo invece si sconta un'arretratezza culturale e anche una assuefazione rispetto a quelli che sono i luoghi comuni. In questi giorni si parla insistentemente del nuovo contratto ibrido, lo ne ha parlato la CISL sul Sole 24 Ore di una settimana fa, e questo contratto praticamente non fa altro che smantellare in maniera definitiva il contratto nazionale per favorire una contrattazione individuale perdente e tutta a livello di secondo livello di contrattazione, ma direi anche di più, una contrattazione individuale. Modello americano, cioè. Non solo questo, qui noi abbiamo ormai la cultura della performance che, lungi dal migliorare i servizi pubblici, ha però creato un elemento divisorio tra lavoratori che si contendono, in base alle valutazioni dirigenti, alle valutazioni delle posizioni organizzative, una quota di salario che dovrebbe spettare loro di diritto, essendo il salario accessorio, eccetera. Il contesto, dicevo prima, è completamente cambiato perché la manovra del governo Conte ci impone anche una rilettura del quadro, ma non vengono meno le ragioni di rimettere comunque la questione del mondo del lavoro e del modo di produzione, e in particolare anche contestare una manovra che lascia fuori sanità, università, pubblico impiego, ricerca, e che viene accompagnata anche da alcuni accordi modello ILVA particolarmente dannosi. Certo, sul modello ILVA può essere un po' più preciso, perché so che avete le idee piuttosto chiare, no, su quello che è accaduto. Ma noi ricordavamo in un'assemblea anche con una compagna vostra la centralità di una vertenza a Cengio con l'ACNA, no? Credo che quella avrebbe dovuto insegnare molto al movimento operaio e alla classe dirigente del movimento operaio, o meglio, che non si può barattare la produzione, ma l'ACNA di Cengio potrebbe andare anche la Farmoplant e altri casi. Cioè, l'Italia è un paese dove ci sono dei pericoli ambientali a cielo aperto, dove ci sono decine di siti che attendono da anni di essere bonificati e nessuno vuole investire per la loro sanificazione, per la loro bonifica.
all'Ilva è accaduto ciò che non avrebbe dovuto più accadere, partendo dall'esperienza degli anni 80 e degli anni 90. Lo scambio diseguale tra la salute dei lavoratori e la salute dei cittadini, la loro sicurezza, perché la sicurezza non può essere declinata soltanto nei termini salviniani: più polizia, taser e manganello, mazzetta di stanza trovatrice e via dicendo. La sicurezza vuol dire vivere con un salario dignitoso, in ambienti puliti, se non lavorare sostanze inquinanti, non rischiare sul posto di lavoro la salute e la tua stessa vita perché ti sei costretto a dei ritmi infernali, oppure sei costretto semplicemente a lavorare a cottimo, come è accaduto al Pony Express a Pisa. Sull'Ilva è accaduto questo, che quella prima, anche oltre a CGL, CISL e UIL, anche l'Unione Sindacale di Base ha deciso di sottoscrivere un accordo che lascia fuori tutta la questione della riqualificazione della produzione per renderla sicura, e quindi si rinuncia di fatto alla nazionalizzazione della fabbrica, a riconvertirla a una produzione diversa e non dannosa per l'ambiente. Non si investe per la bonifica ambientale e si accetta quello che è lo scambio diseguale perdente per il movimento operaio negli anni passati, che è stato salvaguardare la produzione in cambio manteniamo i posti di lavoro ma lasciamo libertà e impunità, perché io credo che questo accordo poi di fatto, una volta che tu hai firmato individualmente anche questo accordo, l'hanno firmato le organizzazioni sindacali, di fatto rinunci come organizzazioni sindacali e come lavoratori anche a portare avanti delle cause risarcitorie. E questo la dice, è anche figlia del modello sul testo unico sulla rappresentanza sindacale, no? Per cui tu poi alla fine non puoi, una volta che hai aderito a quell'appello, non sei più libero di organizzare stati di agitazione, scioperi. È una minaccia a quello che è l'esercizio democratico nella società e nei luoghi di lavoro. Certo. Senti, il quadro governativo attuale rispetto alle questioni del lavoro, visto che c'è stato anche parzialmente, no? Diciamo, lo stoccamento del DEF, no? Come inquadrate voi la politica economica di questo governo rispetto alle questioni del lavoro, rispetto alle famose 780 euro, no, per la fine della povertà in Italia? Ma in realtà il reddito sociale va a assorbire anche i finanziamenti che erano già stati accordati dal governo precedente per il reddito di inclusione. Bisognerà vedere quindi quanti soldi reali effettivi, perché se c'è molta nebulosità attorno a questa manovra economica, non si hanno i dati precisi. Vi faccio un esempio chiaro: quando si dice quota 100 non si dice quanti lavoratori del settore pubblico o privato saranno destinati alla quota 100, e non si dice neanche che chi sceglierà di andare alla quota 100 rispetto andando in pensione con 3 anni, 4 anni prima rispetto a quello che era la durata prevista dalla legge Fornero, di fatto andrà a rinunciare a quasi 300 euro del suo assegno previdenziale. Non viene messa in discussione l'impianto della legge Fornero, non si ricalcolano gli assegni contributivi, gli anni contributivi in base a un modello che secondo noi era più favorevole per il lavoro, che era il sistema, per i lavoratori, che era il sistema retributivo. Si continua con il modello contributivo, si congelerà magari a gennaio per una questione di opportunità politica l'aumento dell'età pensionabile in base all'aspettativa di vita, ma rimane in piedi l'impianto della legge Fornero. Ma la legge Fornero 5 Stelle voleva eliminarla, voleva abrogarla, lo stesso Salvini che faceva il paladino degli esodati, e invece la legge Fornero rimane lì in piedi e si mandano forse 450.000 in pensione prima. Bisognerà vedere poi chi farà i conti, quanti andranno veramente in pensione. Chi andrà in pensione deve avere una continuità dei contributi. Quindi è una manovra che rischia di penalizzare il sud e di favorire il centro-nord e un elettorato medio che poi è l'elettorato della Lega Nord. La considerazione che noi facciamo di questa manovra è una manovra che sicuramente assegna, cioè l'elemento, diciamo, di un reddito sociale
Noi lo vediamo positivamente, laddove però il reddito sociale non è altro che una restituzione dei soldi che il capitale ha sottratto ai lavoratori nel corso degli anni, sopprimendo anche decine di migliaia di posti di lavoro, precarizzandoli, ma non è una restituzione di questi soldi, rischia di diventare un'elemosina, e rischia di diventare un'elemosina al di fuori poi di un ragionamento complessivo su quello che dovrebbe essere il ruolo dello Stato. Cioè, non è una manovra neo-keynesiana questa, contrariamente a quello che vogliono far credere. Non c'è un indirizzo economico a fini sociali dell'economia, non c'è una manovra che prevede una reinternalizzazione dei servizi, non c'è una manovra che prevede investimenti nella pubblica amministrazione, non si aprono nuovi ospedali, non si apre nuovi centri di ricerca, perché l'università, la ricerca è anche... i lavoratori del pubblico impiego saranno le vittime sacrificali di questa norma. Senti, appunto, visto che attualmente le nuove formazioni politiche che sono in Parlamento non sono l'espressione di quel progetto e processo che è stata la Prima Repubblica, no? Ma sono frutto della caduta della cosiddetta Prima Repubblica, in che rapporti siete con queste formazioni politiche? Cioè, trovate delle difficoltà di relazione rispetto alle questioni del lavoro anche negli ambiti, non so, istituzionali, quando avete la possibilità di incontrarli nei comuni, nelle regioni? Anche perché precedentemente c'erano dei partiti che facevano riferimento alla classe operaia, cioè nella Prima Repubblica c'era il Partito Comunista, i Socialisti, anche la stessa Democrazia Cristiana, che aveva un radicamento, aveva un reale radicamento sul territorio, quindi interagivano anche col sindacato in modo dialettico. Oggi mi sembra che questa cosa sia completamente saltata e abbiamo dei seri problemi, no? come lavoratori rispetto a questa cosa. Ma è correttissimo, noi non abbiamo più nessun partito di riferimento, non abbiamo più delle forze politiche in questo paese che fanno del lavoro e della difesa dei lavoratori il loro cavallo di battaglia, non è più nel loro DNA. È evidente, nel senso che i processi avvenuti per decenni hanno fatto in modo e in maniera che venisse disarticolato anche quel sistema che metteva i sindacati in stretta relazione con le realtà sociali. Vi faccio un solo esempio. Oggi i sindacati avrebbero dovuto scendere in piazza pochi giorni fa nel giorno di sfratti zero. Perché? Perché oggi il lavoro, il diritto all'abitare, il diritto alla socialità sono parti integranti di una qualità della vita che non può essere tutelata soltanto in maniera parcellizzata. Ecco, ebbene, noi abbiamo visto che soltanto una parte dei sindacati di base ha ritenuto centrale l'elemento dell'abitare, così come è difficile andare a ragionare, il sindacato non può porsi nei confronti dei partiti semplicemente come una cinghia di trasmissione, deve avere un'autonomia. Un tempo si parlava di autonomia di classe, in questi anni proprio il ruolo dei sindacati, che spesso e volentieri sono stati subalterni ai governi di centro-sinistra, ha portato a una delegittimazione del ruolo sindacale in ambito, come elemento conflittuale, e abbiamo perso credibilità nei posti di lavoro. È difficile provare a recuperarla, noi con questo sciopero e con le vertenze che portiamo avanti proviamo a invertire la tendenza. Cioè, questa subalternità, possiamo dire, da parte delle organizzazioni sindacali maggioritarie, no? Sono anche la causa di questo sfondamento della destra anche nel mondo del lavoro. Certo, ma è anche una merce di scambio, perché nel momento in cui io non confliggo con la legge, con il governo Renzi e il governo Gentiloni sulla Fornero, in compenso io ottengo che il governo non metta mano a quel sistema che è basato dei CAF, dei centri, degli enti bilaterali, dei fondi previdenziali integrativi. Il sindacato è complice perché ha accettato una merce di scambio, quella di lasciare che delle leggi liberticide venissero approvate senza un'ora di sciopero, e in compenso tutto quel sistema di potere che permette ai sindacati di essere un'azienda in attivo con svariati miliardi di euro, di rimanere in piedi.
credo che questo sia la delegittimazione di ogni ruolo conflittuale e ci fa perdere credibilità anche a noi che rispetto a queste dinamiche siamo in aperta rottura. Federico, mi sai dire come viene gestito questo, diciamo, questo sciopero? Su quali basi e piazze viene messo in essere? Beh, intanto chi lo fa lo sciopero? SGB, CUBE, SICOBAS, USI? Sono le forze che non hanno sottoscritto il testo unico sulla rappresentanza. Noi come sindacato generale di base abbiamo focalizzato l'attenzione su due piazze, una a Taranto contro l'accordo ILVA e una a Torino contro la decisione di andare avanti con la TAV, ma anche per richiamare l'attenzione sullo smantellamento di quella che era la più grande industria metalmeccanica del paese. Sono due piazze alle quali se ne aggiungeranno altre, ci sarà una piazza a Milano, ci saranno varie piazze, anche su, per esempio in Toscana ci sarà una manifestazione a Firenze e probabilmente un presidio anche a Pisa. Ringraziamo Federico Giusti per la chiara esposizione delle problematiche dello sciopero. Io ringrazio voi e grazie.